Quinto gol tra i professionisti e soprattutto una serata che credo nella sua vita sportiva non dimenticherà mai. Assolutamente sì, penso che sia stata l'emozione più bella della mia vita, come ho detto poco fa. Sentire il boato, la gente che si alzava, è stata, penso, l'emozione più bella della mia vita. Allora, partiamo dal calcio d'angolo di Cangiano. Chi l'ha toccato quel pallone che ti è arrivato sui piedi? Credo che l'abbia toccato Brosco, l'abbia spizzato, il portiere lisciato, poi un batti-batti, la palla è rimasta là e ho fatto gol. Sei andato a correre sotto la curva, uno sprint degno del Marcel Jacobs delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Assolutamente sì, andava fatto quello sprint perché, non so, è stato bellissimo far gol in questo minuto, il boato del pubblico è stato bellissimo. L'anno scorso, se non erro, ne hai fatti due con il Sestri Levante che sono stati decisivi. Quello con il Carpi è stato decisivo, questo è stato decisivo. Insomma, sono gol pesanti. Sono gol pesanti, però sono ancora più contento perché abbiamo vinto. Cioè, mo lascia stare che ho fatto gol, però sono contento che abbiamo vinto e questo mi va bene. Mi dici cosa hai provato quando sei arrivato sotto la curva e visto che sostanzialmente la partita era finita così? Come ti ho detto poco fa, cioè, non lo so, è stata una roba bellissima. La curva che cantava, chiamava il mio nome, quindi è stato bellissimo. Allora, io do l'auricolare ad Antonino De Marco, Massimo o Fabio, così sì, potete fargli un piccolo interrogatorio. Vai, Antonino. Beh, no, interrogatorio no, anzi solo mi complimenti, ascolta. Solo complimenti. Dai, scherzando. Il resto è stato ospite via Zoom un paio di lunedì fa, quindi gli abbiamo anche portato fortuna, come era successo con Brosco, quindi magari si può fare spesso. Fabio Ferraresi per De Marco. No, boh, faccio i complimenti al ragazzo, chiaramente. La mia è una curiosità, il mister come preparerà questa gara che giocate in un orario che finora non avete mai, siete più abituati a giocare di pomeriggio, anzi all'ora di pranzo, ha messo delle sedute proprio allo stesso orario in cui giocate la partita di Pesaro? Sì, no, ho cambiato le sedute, ci alleneremo la mattina e quindi ci abitueremo per Pesaro. Orario insolito delle 12.30. Sì, giocheremo alle 12.30, quindi il mister ovviamente ci ha messo le sedute mattutine. Qualche altra curiosità per De Marco, così lo liberiamo, che deve andare in sala stampa? No, per me, io dico di De Marco che è cresciuto tantissimo, cioè dallo scorso anno, che tra l'altro è stato il primo anno di C, i progressi sono stati, secondo me, importanti da sottolineare, cioè lo vedo molto più sicuro in mezzo al campo, riesce a fare anche giocate con grande naturalezza rispetto all'anno scorso, è chiaro che il tempo gioca a suo favore, no? L'esperienza soprattutto, vero Antonino? Sì, assolutamente sì, ho fatto l'anno scorso il primo anno di esperienza tra i professionisti e quest'anno sono un po' abituato, quindi come hai detto tu sono un po' più libero, un po' più spensierato, gioco un po' più tranquillità. Antonino De Marco, complimenti, questa giornata non la dimenticherai mai. Gol decisivo, gol da tre punti che lascia il Pescara a distanza invariata dalla Torres, lì con la Ternana che è stata penalizzata, e quindi momento particolarmente positivo. Ci vediamo a Pesaro. Certo. Grazie Antonino De Marco. Certo.